questo Sardegna sempre. Dimmi che c'è, questo è il motivo per cui sei senza. Io non lo dirò, giuro a nessuno, mai. Io che mi chiudo, sai, ma dai, ormai. Dimmi che c'è, rispondi lì contro i perché. Mi dai sempre no, oh, mai. Sarà solo mai, sai, dai, yeah. Inflation and a light to attract attention. Allora, penso che adesso, visto che mi stavo addormentando in aereo e non voglio arrivare scazzato in fiera, andremo a prenderci un caffettino. Ringraziamo il ragazzo che è stato gentilissimo, grazie Luca, che è un ragazzo che seguo e sta venendo da Bologna, centro, in aeroporto per andare a Rimini con noi. In realtà non lo faremo aspettare, prendiamo un caffè a volo. Ho già fatto la merendina alla casa, infatti in questo video vi farò vedere anche come tenere la dieta in viaggio, più o meno, cercando di calcolare più o meno tutto. Caffettino, cambio di programma, pensavo di avere dei panini da casa fatti buoni con tanto amore, e invece li pieghiamo sulle barrette della Zec perché li ho dimenticati nel frigo. L'ho fatti ieri sera, stamattina esco easy, non l'ho preso. Andiamo. Che bello! Come stiamo? Ciao, bello. Andiamo? Corriamo. Tra l'altro, ti dispiace se... Tardissimo. Avete fatto tardissimo? Tardissimo. No, per fortuna... Quindi ho detto... Io già veramente stavo ora a terra, tardi, quindi... No, bello. Nella morte. Ciao, bello. Piacere. Mattia. Oh, questa è la... Entra dentro la mia testa, yeah. Sto col culo su una Tesla. Addosso roba pesante. Manco lo immaginavo questo. Che cazzo fai? Ma guarda come vola adesso. In un 5 stelle prima stavo nel campello. Arrestato. Si chiama? C'è. Spera ne fa un'altra cici versa su Codenzo. Ma non perdo tempo, gliela stiamo facendo, yeah. Giro a destra in una Tesla, panico mio nella testa, cose nuove nelle piastre. Capo Villa che si troppo grosso. Sono zero sulle lisce. C'è lì su due, siamo di vibra a casa. Non sei Tony, non sei Marco Sosa. Voglio il culo su una Tesla nuova. E questo è come tenere la dieta anche in viaggio. 17 euro di poche. Se con questo non divento Ronnie Coleman, penso che inizio a farmi. Che comunque pago meno. Mattia che mangia con Mattia. Bene. Come andrà giusto? Siamo partiti. Non è arrivato. Aspetta, voglio la foto. Non so dire una cosa, perché si vede di sola. Ho uno che ha il bicipite più grande di bello qua. Com'è? Sa di sale, sale puro. Peso di una dieta di vino e succede con peso di 90 kg. Lo fare con il merchandising. No, stai bene? Stelle pieno, stai allenato? No. Sono natural. Ah sì. Sempre all'inizio. Sempre 40 in braccio e sempre dei tutti. Questa è la pancia. Forte Sardegna sempre! E oggi c'è la risalita di fare che non so! Sì, è bello, sì, è bello! Dimmi che c'è, questo è il motivo per cui sei senza. Io non lo dirò, giuro a nessuno, mai. Io che mi chiudo, sai, ma dai, ormai. Dimmi che c'è, non mi li controlli perché mi dai sempre no, perfetto. E del pane curassao. Avete delle chiavi? Ciao bello. Ciao bello. Dio stupido. Pillina per far esplodere le vene. Un bello scoop di kickdown per far esplodere anche il cuore, perché oggi si fa massimale di caffeina. Massimale di caffeina, raga. Quanta cazzo ne ho? Ne ho troppo. Guarda Matti. Te la dieta fattibile in viaggio? Sì, sei dei fantastici contenitori vuoti della Zec. Ho messo troppa citrullina. Cazzo durissimo, bravo. Troppo così. Vuoi riprenderlo? Troppo così. Vuoi riprendere questo scoop che è... Sì, 500 mg di caffeina. Ma è... andando a morte. È in due. Ah, in due ci sta.
Sarà un pugno di sabbia. Dio, pulisci con tutto. No? Workout degli dei. C'hai le stesse cuffie mie, Arcola? No, caro, sei tu che hai le mie stesse. Quando le comprate? Da pochissimo, ma sono comunque le mie. Allora non ho più. La compra tipo io. È la legge della giungla, capito? Decide il più grosso. Bene, ragazzi, dopo tipo 6.000 ore in piedi di Rimini, siamo andati in palestra, io, Dan e Will, come avete visto. Anzi, come non avete visto, perché forse uscirà dopo quel video. Adesso, come tenere la dieta? Failato completamente, perché abbiamo preso la pizza. In realtà, ragazzi, avevo tipo 1.000 calorie in corpo. Quindi abbiamo pizza con salsiccia e pomodorini con l'ebola, come potete notare. Molto buona, ma probabilmente perché mi sarei mangiato anche lui in questo momento. 8 bottiglie d'acqua là, tipo 8 litri d'acqua, più il mio piede col ghiaccio, perché sono rimasto troppo in piedi e mi sta facendo malissimo. E siamo disidratati, penso che se mi peso domattina, tipo, peso 70 kg. E comunque, diciamo, recap della prima giornata, probabilmente a mani basse, una delle esperienze più belle che ho mai fatto. Super felice che Kevin, bacino per Kevin, mi abbia convinto a venire. E nulla, comunque torniamo anche domani mattina, poi all'una domani dobbiamo ripartire verso Bologna, che abbiamo l'aereo. Sposa del palestrato, anche in definizione, anche in viaggio. Poi abbiamo 2 buste di petto di pollo. Penso che prenderemo o delle piadine come ha fatto il signor Fries, oppure ci facciamo aprire dei panini da qua dietro. Ora viene la magia. Che schifo, sei proprio rotta. Perché sono cotte? Schifo, sì, quando le scalze. Boh, ho fame, quindi era buono lo stesso. Buoni macro, soprattutto in cut. Bravo, perfetto. Pianine. E queste cose. Ci aspetta un cazzo. No, dai. Pezzo di merda. Fammi la clip con sto bastardo. Non so che sei fuori da casa. Incredibile, eh? Potresti entrare in sei in armi. Papi, me lo lanci un urlo? Qua non posso. Certo. Vedete che questa persona è un sardo a cui ho promesso sempre di andare in terra sarda. Quindi dovremo andare in terra sarda, perché aspetta da un anno. È estetico, ha dei legali paventosi. Io lo chiamo Frank Columbo. Praticamente è lui. Ok, sono più alto. Un po' più alto. Che sei bellissimo. Anche tu. Bellissimo. Oh, mi spiace che ieri ci siamo allenati insieme. Siamo fra, alla fine siamo andati in una palestra qua a fianco, è stata... Però recuperiamo. Anche tu. Grazie. Io darei un 11. È pazzesco. Grazie mille, Kiko. Papà, ti voglio chiamare. Hai visto che la testa fa rasso? No, la testa è piccola. Alla fine di birra. Vabbè, Vabbè. La testa è larga, fa schifo. Ah, due lunghi enormi. Più grosso al lungo. Grazie. Io non ho parole. Solo in Italia queste. Solo in Italia gli scioperi. Ci hanno annullato il volo. Stamattina alle 7 mi sono svegliato per fare il check-in e mi ritrovo su Ryanair la notifica del volo cancellato. Eccoci ancora a Rimini, prendiamo un aereo qua, probabilmente è l'unico volo che vedrà Rimini per i prossimi 20 giorni. Ci siamo 4 persone, l'aereo è pure vuoto. Infatti non ho manco scelto i posti, tanto ci potevamo mettere dove vogliamo, penso. Un K di biglietto, fammi un bel caffè. L'opinione su Rimini è sicuramente una delle esperienze più belle che ho fatto in vita mia. Sono super felice di aver partecipato e che Kevin mi abbia convinto a venire. Io, come sapete, non sono un fan degli spostamenti, come ho detto anche in altri video.
Altro aereo rimandato. Mi piace la mia routine, sono una persona molto fissata a fiscare con la routine, non mi piace spostarmi, prendere mezzi, però questa volta posso dire che ne è valsa veramente tanto la pena, nonostante tutti i problemi che sono poi in corso, tra cui anche la cancellazione del volo e i soldi spesi, ne è valsa tutta la pena. E vedere voi dal vivo è stata, cioè vedere concretamente quello che sto facendo non ha prezzo, quindi sono super felice di averti.